Sì, esatto, uno dei due marcatori di questa partita, Dumbia, che è stato veramente perfetto nel trovare quel pallone vagante in area e incrociarlo in porta. Sì, non è stato facile perché era una partita un po' chiusa, cioè ce l'aspettavamo di trovare una squadra un po' chiusa che giocavano sulle le ripartenze. E sulla quale ci ho creduto, alla fine ci abbiamo creduto tutta la squadra, e è andata bene sull'1-1, poi il secondo gol, siamo contenti così. Senti, l'impressione è stata che quando sei stato spostato a destra la squadra abbia girato meglio, anche con Murillo di là a sinistra, è stata la mia impressione oppure effettivamente c'è stato qualcosa di diverso? Diciamo che dall'altra parte c'era un terzino che spingeva di più, quindi qualche volta non ce la faceva a tornare, quindi diciamo che ho preso l'opportunità lì di spingere di più. Dall'altra parte era un po' chiuso perché c'era un terzino più fermo. Senti, all'inizio della partita c'è stato un episodio dubbio, sei stato toccato in area, come ce lo puoi parlare di quell'episodio? Sì, vabbè, mi ha toccato, però l'arbitro non l'ha visto, però mi ha toccato e l'ha preso. Pensavo che fischiava il rigore, però vabbè, è andata così, l'importante è che abbiamo vinto e... Perché la partenza non è stata così eccezionale, nel secondo tempo sicuramente meglio che nel primo. Tu lo scorso anno non c'eri, però è un po' un film che avevamo già visto, perché per tutto lo scorso anno la squadra si è sempre espressa meglio nella ripresa che non nell'inizio della partita. Ma guarda, sul primo tempo penso che abbiamo fatto un primo tempo, perché come ho detto prima, era una squadra molto chiusa e quindi non era facile trovare i buchi giusti. Il secondo tempo si sono aperti di più, quindi abbiamo avuto il modo di segnare. Ci avete creduto anche un po' di più, però diciamocela tutta. Sì, ma secondo me anche il primo tempo ci abbiamo creduto, però come ho detto io erano comunque un po' chiusi e poi sono aperti di più e abbiamo fatto gol. Grazie. Questo dunque